dedicato Ford Fiesta, recupero comandi al volante. Col sesso, tra poco vorrei del sesso. Partiamo alla grande? Sì. Abbiamo recuperato anche tutti i tasti della tastiera. Qui andiamo a cambiare le stazioni radio. Qui andiamo a selezionare il CD e DVD nel momento in cui lo inseriamo. Radio. Questo è AUX. Via voce Bluetooth, questo è il menu e poi ovviamente abbiamo il volume avanti e indietro. Adesso selezioniamo radio, cambiamo le stazioni, tasto 4 frecce, apertura e chiusura macchina. E questi sono tutti i comandi della radio. Abbiamo gestione audio e video tramite la USB, qui stiamo in USB, audio, cambiamo le stazioni, le canzoni oppure possiamo andare direttamente nella lista. Qui la voce Bluetooth, una volta che viene configurato, lo possiamo attivare. Poi andiamo nel menu. Qui siamo su YouTube. Qui Sport 4K. Qui abbiamo gestione video. Let's get to work. Hey Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Should somebody We're being hunted. Possiamo usare i comandi al volante per mandare avanti i vari video. Oppure gestire direttamente i contenuti dal touch. Abbiamo tutte le impostazioni di controllo. Nel momento in cui arriva una Ford Fiesta con delle impostazioni veicolo, abbiamo tutte le informazioni qua e le impostazioni. Queste sono tutte le impostazioni. Qui abbiamo Maps. Qui gestione portiere. Qui siamo su Google e poi abbiamo il DSP. Radio.
CD, DVD, eccolo qua, AUX, Bluetooth, ritorniamo nel menu, premiamo radio e poi abbiamo tutte le stazioni in memoria. Infine abbiamo il DAB, sfiziosi fagottini di pasta foglia ripieni al formaggio, un chilo a 2,79 euro. Lidl, anch'io. Qui abbiamo tutte le stazioni in memoria, adesso è comparsa anche la copertina. E sempre dai comandi al volante possiamo cambiare le stazioni. Questo prodotto è disponibile su www.audiolit.it oppure per chi lo vuole comprare online su shop.audiolit.it.